Social Trend, le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti. Buonasera a tutti e bentornati su Social Trend. Come ogni sera siete in compagnia di Esmeralda Moretti e Matteo Acitelli. Buonasera Matteo. Buonasera Esmeralda, siamo arrivati a mercoledì. Eh sì, e finalmente questa settimana, rispetto alla settimana scorsa, che avevi la febbre. Esatto, stai sempre con me, quindi siamo molto molto contenti di questo grande ritorno, perché settimana scorsa è stato molto faticoso senza di te. Sono stato malino. Eh sì, no, infatti, ci sei molto mancato. Ma questa settimana torniamo super carichi e soprattutto oggi abbiamo un ospite veramente veramente interessante. Perché ci spostiamo in un settore che in effetti abbiamo sempre trattato poco qui su Social Trend, ossia il settore del mercato culturale, in particolar modo quello relativo al mondo dell'arte. Quindi parliamo di mostre, parliamo di musei, parliamo anche di artisti in realtà. E lo facciamo con Eleonora Rebiscini di Above Studio. Buonasera Eleonora, benvenuta. Ciao, buonasera. Grazie dell'invito. Grazie mille a te per aver accettato appunto di essere qui con noi questa sera. Intanto mostriamo subito ai nostri telespettatori il profilo social appunto di Above Studio, che è questa realtà che si occupa in tanti modi diversi, adesso ci faremo raccontare bene da Eleonora, di lavorare, collaborare con realtà culturali legate al mondo dell'arte. Quindi parliamo di musei, parliamo di mostre. E io volevo chiederti in apertura proprio, no? E ad oggi il mercato culturale, in particolar modo quello artistico, sui social, che tipo di rilevanza ha? Magari sia lato istituzioni sia lato artisti, per dire un artista per forza deve avere il profilo social per riuscire ad emergere, e d'altra parte che tipo di opportunità offre per esempio a tutti coloro che hanno fatto un percorso di studi in questo senso? Sì, allora effettivamente hai evidenziato tre livelli diversi, no? del settore culturale in senso più ampio. Se sei un artista, sicuramente i social aiutano, non sono la parte preponderante del tuo lavoro, perché come dico sempre, ma è abbastanza opinione condivisa, gli artisti prima di tutto devono fare gli artisti, quindi fare ricerca e lavorare nei loro studi. Sicuramente negli ultimi anni abbiamo assistito a casi in cui poi effettivamente un posizionamento sui social li ha aiutati molto ad emergere. Faccio un esempio classico, perché è diciamo quello che è uscito fuori dalla bolla arte, Iago, che immagino conosciate anche voi, è l'artista che nel tempo è diventato anche un comunicatore, e quindi sicuramente la sua presenza social l'ha aiutato notevolmente. Poi ci sono altri artisti che magari decidono di non sfruttare queste piattaforme, non è assolutamente un problema, perché magari ci pensano i loro agenti o comunque le gallerie d'arte per farli emergere anche a livello di comunicazione. E invece quello di cui ci occupiamo noi, soprattutto su Above Studio, è l'importanza che ha la piattaforma social per i professionisti del settore culturale. Assistiamo molto spesso infatti all'emergere di alcune professioni del settore grazie al posizionamento, in particolare su Instagram, perché Instagram è un po' il social del nostro settore, anche se TikTok nel corso di questi anni sta crescendo sempre di più, e in particolare noi ci concentriamo sull'utilizzo della piattaforma per emergere e posizionarsi come professionisti. Proprio qualche giorno fa, la settimana scorsa, abbiamo intervistato ad esempio un nostro caro amico e collega che si chiama Andrea Isola e che fa l'exhibit designer e che comunica sui social il suo lavoro. Certo, e volevo chiederti, ad oggi per un'istituzione, per un museo, perché è così tanto importante proprio posizionarsi sulle piattaforme social? Perché ricordo fino a un po' di tempo fa c'era ancora un po' di, non so, reticenza, un po' di rifiuto delle piattaforme social da parte di mostre, istituzioni, ma in qualunque settore, non solo artistico. Mm-hmm. Invece oggi mi sembra che non sia più così. Esatto, allora ancora un po' devo dire che le istituzioni culturali che approdano sui social sono un po' diffidenti, devono prendere confidenza con il mezzo e soprattutto devono comunicare la propria immagine all'esterno. E oggi è molto importante ovviamente per un museo stare sui social, anche qui faccio esempi classici, dagli Uffizi a Firenze ai musei che si trovano in generale in tutta Italia, a Venezia, alle gallerie dell'Accademia. Ecco, in questa foto che vedo eravamo a Treviso all'interno del Museo di Santa Caterina, e in realtà stare sui social non è più solamente considerato un ponte per poi far arrivare le persone che si trovano
nel digitale dal vivo a varcare la soglia della mostra, ma in realtà ormai il digitale è diventato una sorta anche di mondo parallelo dove è importante esistere a prescindere, e quindi le istituzioni culturali stanno capendo, e su questo abbiamo esempi celebri soprattutto all'estero, penso al Rijksmuseum di Amsterdam o alla National Gallery di Londra, di creare una vera e propria esistenza digitale volta a intrattenere gli utenti. Perché ad esempio io magari potrei capitare a Londra una volta ogni 2 anni, ma nel corso di questi 2 anni ho molto piacere ad essere intrattenuta dal canale Instagram, soprattutto TikTok, devo dire, della National Gallery di Londra, e fruisco di un contenuto nel mio tempo libero. Certo, e a livello per esempio di settore artistico-culturale, insomma, una figura che è emersa nel corso degli ultimi anni e che è stata da una parte accettata dall'altra criticata è quella dell'art sharer, che in qualche modo, poi insomma io so qual è la tua posizione in merito, però mi sembrava interessante anche parlarne, è la stessa cosa o è diversa da un content creator nel settore artistico? Perché alla fine l'art sharer si occupa di condividere, in realtà è un content creator che si occupa di parlare di arte in fin dei conti, no? Sì, allora io personalmente, ma questa è una mia opinione personale, non amo utilizzare la parola art sharer perché credo sia un po' ghettizzante in un certo senso, cioè che cosa significa? Che già molto spesso il nostro settore, intendo il settore culturale in senso più ampio, in particolare quello dell'arte, è sempre considerato un po' al di fuori delle varie nicchie che esistono sui social, quindi abbiamo la nicchia food, la nicchia moda, la nicchia travel per esempio, e poi c'è la nicchia arte, che è una bolla che ancora in un certo qual modo deve scoppiare, è ancora molto piccola, però molte persone per la stessa diciamo ontologia, mi viene da dire, dell'arte stessa, tendono a sentirla diversa, e per questo motivo credo che il termine art sharer contribuisca un po' a questa ghettizzazione, come ho detto prima. Quindi semplicemente sono content creator che si occupano di arte e cultura, alcuni sono più finalizzati al turismo culturale, altri invece magari si concentrano esclusivamente nei musei, e sono delle persone che sì, condividono contenuti culturali, a volte raramente vengono anche retribuiti per farlo, però di base secondo me stanno dando un grandissimo contributo per, ovviamente poi ognuno ha i suoi preferiti, quelli che lo fanno meglio, quello che lo fanno peggio, però danno il loro contributo nel diffondere un po' il messaggio culturale e anche a renderlo meno, come dire, cosparso di quest'aura a cui siamo stati abituati tutti fin da piccolini, ma credo anche le generazioni precedenti alla nostra. Eleonora, invece ci puoi fare un esempio anche magari concreto di qualche attività che avete svolto voi come agenzia per qualche museo o comunque qualche attività culturale? Cioè, perché un museo magari si dovrebbe affidare a voi per appunto portare avanti la comunicazione sui social e non solo? Allora, noi ad esempio lavoriamo molto a Venezia con una realtà che si chiama Marsilio Arte, che realizza mostre in tutto il territorio nazionale, ma così lavoriamo anche a Firenze insieme a Palazzo Strozzi. Ovviamente noi affianchiamo sempre i team di comunicazione interni, quindi non siamo un'agenzia esterna che cala dall'alto e impone, diciamo, la propria strategia. Lavoriamo sempre a fianco delle persone, dei dipendenti di queste istituzioni, che a volte cercano, più che l'operatività, quindi la realizzazione di contenuti vera e propria, una strategia digitale a tutto tondo. Che cosa significa? Che oggi, come dicevo prima, non basta più postare la foto del quadro su Instagram o il video su TikTok, ma al contrario c'è bisogno di accompagnare l'istituzione dall'inizio alla fine in un percorso proprio di costruzione dell'immagine. Quindi, ad esempio, con Marsilio abbiamo realizzato l'anno scorso, ma tuttora in atto, il lancio del suo nuovo spazio espositivo dedicato alle stanze della, diciamo, chiamato le stanze della fotografia. Abbiamo affiancato il team in tutte le fasi di lancio appunto di questo nuovo brand, e noi abbiamo studiato appunto la mission e la vision di questo nuovo spazio espositivo, e poi l'abbiamo poi portato dal livello teorico a livello pratico, e in questi mesi il team, attraverso il lavoro che abbiamo fatto insieme, ha portato avanti poi la narrazione, che non è solo sono uno spazio espositivo e ti comunico la mia mostra, ma ti racconto anche cosa succede a Venezia, quali sono gli eventi che organizzo, per quale motivo sono diverso rispetto alle altre istituzioni,
e tutte queste cose tipiche poi del processo di comunicazione. Io avevo anche un'ultima domanda prima di passare poi nella seconda parte appunto della puntata a parlare nello specifico insomma di Above Studio, di come avete iniziato e quant'altro. Volevo chiederti, ma se qualcuno che ci sta seguendo da casa volesse lavorare nel mercato artistico o culturale in generale, magari ha studiato, non lo so, storia dell'arte, beni culturali, che professioni potrebbe fare oggi e come può iniziare a tutti gli effetti? Che opportunità ci sono? Allora, quello che io dico sempre è che secondo me il modo più facile per iniziare è approcciarsi a livello di comunicazione digitale, perché anche se ci sembra scontato, in realtà sono ancora tantissimi i musei, ma anche le istituzioni private che possono essere gallerie d'arte o case d'asta, che cercano una persona che li aiuti con i social media. Quindi molto spesso, anche se non è magari il tuo obiettivo primario diventare un social media manager, sicuramente è il modo che hai più facile e veloce per entrare all'interno del settore dell'arte. Quindi questo è quello che consiglio sempre. Nel caso in cui si vogliano fare altre professioni invece, che possa essere, in realtà il percorso non è mai unico, però tutto ciò che riguarda ad esempio professioni che richiedono anche l'essere freelance, come ad esempio il curatore, che oggi è più facile essere un curatore freelance che una persona assunta all'interno di un museo, sicuramente comunicare la propria attività, la propria professione online è utile. Certo, e noi tra pochissimo torniamo sempre qui su Social Trend perché entriamo nello specifico di Above Studio. Tra l'altro, appunto, noi adesso stiamo parlando con Eleonora, ma in realtà Above Studio è composto anche da un altro membro. Adesso ci faremo raccontare bene tutte le dinamiche, quindi restate con noi tra pochissimo sempre qui su Social Trend. Buonasera e bentornati a Social Trend qui su Radio Roma Television. Questa sera siamo in compagnia di Eleonora Rebiscini di Abo Studio, che è un'agenzia di marketing che si occupa proprio di creare strategie per l'arte e la cultura. Una cosa, diciamo un lavoro tra una delle tante professioni nuove che affrontiamo spesso qui a Social Trend. E Eleonora, ci fa piacere questa sera averti qui con noi perché ci stai aprendo un mondo e ci fa piacere appunto che lo stai condividendo con tutti i nostri telespettatori perché molto spesso questi lavori passano un po' in secondo piano, cioè magari sono conosciuti a livello istituzionale nel business to business, diciamo, ma a livello poi consumer se ne parla sempre forse troppo poco ed è interessante appunto affrontare e andare un po' a vedere i dettagli di queste professioni nuove che comunque si stanno in qualche modo sempre più espandendo e tante istituzioni fortunatamente lo stanno iniziando a comprendere, quindi c'è sempre più necessità di curare appunto l'immagine anche di istituzioni e musei che troppo spesso per tanti anni, forse almeno in Italia, sono state un po' trascurate. Eleonora, quindi la prima domanda adesso che ci tornava in mente da fare è perché Above Studio, cioè perché questo nome? Come Allora, nasce? sì, allora, diciamo che l'intento era quello di dare l'idea di un hub culturale, quindi all'inglese, però allo stesso tempo, come ho detto prima, per noi è molto importante non tanto il singolo contenuto, ma la realizzazione di strategie digitali che portano poi alla creazione di un'immagine delle istituzioni e quindi una cosa che stia sopra rispetto al contenuto, ma non perché è più importante, semplicemente perché viene prima e racchiude poi tutto ciò che è il marketing digitale, quindi above. E quindi abbiamo fatto questa crasi above, che devo dire all'inizio non è stata molto compresa, tant'è che abbiamo fatto un video scherzoso sui nostri social chiedendo ai nostri colleghi di, diciamo, di dirlo in modo tale che potesse essere in qualche modo scherzosamente, potesse comunicare meglio ancora di più la nostra visione, ecco. E quindi sì, per noi è molto importante in generale non tanto la singola azione che porta poi alla pubblicazione, che io parlo di social perché è quello che ci capita più spesso, ma in realtà noi lavoriamo anche con newsletter, con realizzazione di contenuti sul web, sui siti web, ad esempio, quanto piuttosto la portare le istituzioni culturali a concretizzare poi nel digitale una propria presenza che li rappresenti al meglio. Tra l'altro noi questo video che citavi l'abbiamo scaricato, l'abbiamo preso appunto dal vostro profilo Instagram e quindi lo facciamo vedere ai nostri telespettatori. Above Studio. Above Studio. Above Studio. Above Studio. Above Studio. Eccolo qui, insomma, quindi è stato molto carino anche vedere che comunque le pronunce restano sempre diverse a seconda di chi prende Abobo e Above, non c'è Però è un uniformità. bellissimo nome, Sì, veramente. E sì, poi adesso che sì, sì. ce l'hai spiegato meglio, ha molto senso.
Assolutamente. E Grazie. volevamo anche chiederti, tu non sei sola in Above Studio perché appunto c'è anche Matteo Catania, che è il tuo socio, ma non solo socio, perché infatti adesso qui entriamo nella parte gossip Ah, di questa bene. puntata, tutti gli ascoltatori di Social Trends staranno con le orecchie super tese, perché infatti tu e Matteo siete anche una coppia. E quindi la domanda che viene da fare è: ma si può conciliare il lavoro e l'amore? È possibile? Come fate? Allora, innanzitutto, proprio perché siamo anche una coppia, devo dire che il nome Above l'ha scelto lui. Cioè, io Ah, se ne sta sono... lavando le Si mani, lava le vedo, eh. mani, via. Così già, insomma, mi evitate un litigio una volta che torno a casa. Comunque, sì, in realtà è venuto naturale. Adesso lo so che sembra un luogo comune, ma è successo anche a noi durante il lockdown. Perché io nasco come freelance che si occupa di, come social media manager, e durante il lockdown lui era una, cioè noi siamo insieme da moltissimi anni e lui lavorava appunto costretto nel nostro studio, lavorava in banca e lui vedeva che io insomma alla fine gestivo bene il mio tempo e facevo cose interessanti. È sempre stato uno che ha messo le mani in pasta, quindi aveva già competenze nella fotografia, nel videomaking e in generale poi nella realizzazione di siti web, e quindi ha iniziato ad aiutarmi e un anno dopo, da quel marzo 2020, ha lasciato il lavoro. Stiamo ancora trovando il nostro equilibrio, nel senso che è molto difficile lavorare non solo insieme tutto il giorno, ma lavorare da casa. Quindi abbiamo il nostro Certo. ufficio e adesso abbiamo imparato anche quando magari dobbiamo essere reciprocamente concentrati a dividerci, quindi a volte facciamo addirittura le call, siamo nella stessa casa ma da due stanze diverse con i nostri clienti, perché comunque il proprio spazio è molto importante. E poi niente, noi continuiamo a litigare quando è necessario, però alla fine cioè abbiamo sempre comunque l'obiettivo comune che ci permette di avere sempre la direzione chiara a entrambi. Poi abbiamo dei percorsi assolutamente diversi e anche dei ruoli ormai. E ci siamo anche divisi, per esempio lui l'anno scorso facevamo molte trasferte insieme, adesso è lui che spesso se c'è bisogno di lui è inutile che vado anch'io, va da solo. Infatti per esempio questa settimana, cosa assurda, non ci siamo mai visti, che per noi è Certo. assurdo perché ci abbiamo passato i 2 anni passati sempre insieme. Io ho una super curiosità, poi usciamo dal tema gossip. Sì. Tipo, se litigate di una cosa lavorativa, quando chiudete il computer sul privato la lasciate da parte? Oppure se litigate per una cosa privata, poi quando andate alla... Cioè, non so, come gestite queste dinamiche di privato e Allora, lo stai lavoro? dicendo alla parte della coppia sbagliata, nel senso che Ok. lo stai chiedendo. No, io sono super litigiosa, me la leggo al dito, me la porto fino a dormire, cioè, nel senso, adesso sto imparando, però io non riesco molto a dividere. Invece diciamo che lui su questo è più bravo di me perché probabilmente venendo anche da un ambiente di lavoro aziendale dove è stato per 4 anni, per lui è molto, la vita privata e la vita lavorativa sono molto Due mondi nettamente separati. diversi, certo. Invece per me, non avendo mai lavorato in un contesto aziendale, cioè il mio lavoro mi ha sempre rappresentato al 100%, per me invece sono Più uniti. Certo. abbastanza uniti e per me è molto difficile separare. E tra le cose più interessanti che fate con Above Studio che mi interessava chiedervi, c'è quella della newsletter, perché noi spesso abbiamo parlato di newsletter, ma non abbiamo mai avuto un ospite che a tutti gli effetti gestisce una newsletter. E quindi come vi trovate innanzitutto con la gestione di una newsletter? Che tipo di risposta ha avuto da parte della vostra community? Come vi organizzate il lavoro? Che esperienza è? Allora, innanzitutto noi lo facciamo sia per noi stessi, quindi per la nostra piccola community, e ovviamente una community che viene anche un po' dalla mia, perché io nel mio piccolissimo ho 13.000 follower, però condivido molto di Above Studio anche nel mio profilo personale, e poi lo facciamo per i clienti. La newsletter di Above Studio è una newsletter che parte ogni lunedì e parla anche delle sensazioni, dei sentimenti che noi professionisti del settore e di chi vuole approcciarsi a questo settore ha, perché è un settore difficilissimo, dove, non ve lo devo dire io, comunque non viene molto investito a livello, non ci sono molti investimenti a livello pubblico, quindi le persone si adattano come possono. E quello che cerchiamo di fare noi è di creare un po' un momento di condivisione che sia più privato, quindi che non ti viene attraverso il social, ma che ti viene attraverso una mail il lunedì o comunque i primi giorni della settimana, che ti porti anche un po' a riflettere con te stesso, ecco. E poi noi utilizziamo Substack, che è un po' diverso, nel senso che poi queste newsletter diventano anche un blog,
e quindi tutti gli articoli che noi scriviamo poi sono racchiusi all'interno della nostra pagina su Substack e cercano di essere proprio un punto di riferimento soprattutto anche per i nostri potenziali clienti, per carità, perché scriviamo anche moltissimi casi studio che raccontano proprio il modo in cui lavoriamo e che cosa abbiamo fatto per aiutare anche i futuri professionisti del settore a avere un po' un approccio un po' più, come dire, pratico alla cosa. Però molto, molto spesso, come citavo prima, abbiamo questa rubrica che si chiama Lavorare nel settore culturale, che intervista proprio le persone che ci lavorano e che non vogliono far vedere che sia tutto rose e fiori, ma come in realtà ci siano delle difficoltà che però possono essere affrontate. Certo. No, è bellissimo questo approccio alla newsletter, anche perché uno Sì. quando pensa alle newsletter pensa sempre a una cosa vecchia, no? Dice, ormai le newsletter sono superate, ci sono i No, social, eccetera. anzi. Invece con l'idea di Substack è bellissimo perché comunque fai un contenuto che è vero che lo spari magari il lunedì, però effettivamente poi ti rimane e ti crea una sorta di magazine blog, appunto, che Sì, comunque ti fa anche una esatto. storia, una cronologia di tutto quello che sono state le attività, oltre appunto a tante, stavo leggendo adesso questa, l'exhibition designer, questa appunto rubrica che citavi te, del lavorare nel settore culturale, che è fighissimo. Quindi hai anche modo di recuperartele tutte, quindi anche se Mario non eri scritto Sì. prima, quindi bellissimo. E io volevo anche porre l'attenzione, dato che ci restano pochi minuti, su due contenuti che avete pubblicato abbastanza recentemente sul profilo di Above. Il primo è Non usare la cultura come un vanto, un tema secondo me fondamentale, ti chiedo se ci vuoi dire due parole di più. E il secondo invece è Tutte le porte in faccia che abbiamo preso, quindi in cui raccontate, diciamo, lo storico di Above Studio, non so da quale vuoi partire, perché secondo me sono due contenuti molto molto importanti. Allora, questo qui che hai appena citato, sulle porte in faccia, che fra l'altro Instagram mi ha bloccato tipo per 3 ore perché era stato evidenziato come una cosa violenta. Oh no! Sì. Allora, lì mi piaceva, siccome abbiamo sempre questa narrazione del chi ce l'ha fatta, no? E nel nostro piccolissimo, anche per chi ci sta intorno, effettivamente noi siamo riusciti a ricavarci una posizione all'interno del settore che ovviamente fatichiamo a mantenere, però in questo momento sta andando bene Above Studio. Quindi volevo far vedere, evidenziare come il nostro percorso è stato fatto di ostacoli. Infatti qui, come potete vedere, gli accettati e non accettati sono il numero di preventivi, cioè io per 2 anni ho avuto questa casella su Canva che mi diceva che i non accettati erano molto più alti rispetto ai preventivi accettati. Questi numeri poi sono diventati equivalenti e quella cosa mi ha fatto riflettere di appunto condividere poi con gli altri 3 cose che abbiamo imparato dopo 2 anni di porte in faccia. E quella newsletter, quell'articolo è andato molto bene, ha avuto un tasso di apertura di circa il 60%, che per una newsletter è molto alto. E invece quello che dicevi prima sulla cultura come un vanto, in realtà è un po' una nostra posizione di quando molto spesso, diciamo, di quel lato dei social media che cercano di utilizzare la visita al museo e in generale la conoscenza e la cultura come una sorta di standard al quale aspirare per essere persone migliori. Io non penso che la cultura ti renda una persona migliore a prescindere, cioè la mera nozione. Penso che tu debba fruirla in modo tale da utilizzarla come strumento per poi diventare una persona migliore che vada però a decostruire moltissime posizioni. Io, ad esempio, adesso mi sto informando moltissimo sulla colonizzazione, sull'approccio colonizzatore. Ecco, abbiamo un attimo Guarda, perso il proprio giusto in tempo, collegamento. cioè Eleonora voleva ricordarci che mancavano pochi secondi alla chiusura di questa puntata e l'ha fatta in questa maniera. Purtroppo le connessioni non ci hanno aiutato e Però magari non so se riusciamo a recuperare in chiusura, probabilmente insomma giusto vediamo sì, se per riusciamo a un saluto. salutarla. Ecco, abbiamo ripreso il collegamento con Eleonora che Ah, si era ottimo, interrotto, però ottimo, ottimo. vabbè sono cose che succedono. E insomma il nostro tempo qui sta finendo perché la puntata è quasi finita e noi ti volevamo veramente ringraziare Eleonora per essere stata qui con noi oggi. Grazie a voi ragazzi, davvero. No, ma poi Mi torna a sono divertita. trovarci, perché Sì. veramente vogliamo sentire anche questa storia che ci stavi raccontando prima in backstage, quello che state facendo, torna a trovarci presto. Magari torno E con con Matteo, Matteo, Dai, esatto. assolutamente. Così voglio sentire anche l'altra Esatto. campana, ecco. Grazie mille, Eleonora, buona serata. Grazie. Ciao, grazie Ciao. ancora Eleonora, E buona noi serata. in chiusura vi mostriamo di nuovo i profili di Above, così potete andare a seguirli e iscrivervi alla loro newsletter, a vedere insomma tutte le attività che fanno, le cose che fanno. Vi ringraziamo per essere stati con noi ancora questa sera e ovviamente ci vediamo come sempre domani sera, sempre qui su Social Buona Trend. Buona serata. serata. Social Trend, le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti.